Continuate, continuate l'applauso per l'ultimo comico di questa sera. È un amico, viene direttamente dalla Liguria. Fate un gigantesco applauso, fate un gran casino per Daniele Racco. Buonasera, buonasera, ben trovati. Faccio subito una domanda. Secondo voi si possono fare battute sui portatori di handicap? Sì. Bravi. Perché non è che si può, si deve. No, ma vi spiego perché se le facciamo siamo inclusivi. Se io stessi qui a fare l'ipocrita, a dire poverini, li starei escludendo. Invece li includo, faccio battute anche su di loro, li tratto esattamente come gli altri, male, ma come gli altri. Allora cominciamo. Io non so voi, a me fa molto ridere il fatto che davanti a Decathlon ci siano i parcheggi per disabili. Posso fare di peggio? Io tornerò a casa, torno sempre a casa tardi, 2, 3 del mattino, cerco parcheggio nella mia via, non c'è, nell'isolato non c'è, nel quartiere non c'è, in città non c'è, in quella a fianco non c'è. L'unico libero è quello del mio vicino disabile, alle 2:30 del mattino. Dove cazzo sei? Al night. Fatti grattare le orecchie da una zoccola dell'est, va bene? Gliel'ho fatto notare, no, gliel'ho fatto notare, ma ha detto: se vuoi il mio parcheggio ti prendi anche la mia disabilità, mettiamoci sopra la zoccola dell'est e ne possiamo parlare. Posso fare di peggio? Avete mai visto le Paralimpiadi? Non apposta. Beh, cazzo, dai, io non ho ancora conosciuto qualcuno che: oh, stasera tutti a casa mia che ci sono le Paralimpiadi. No! Siccome le Olimpiadi e le Paralimpiadi li fanno sempre a stravaffanculo, da noi arriva la diretta alle 3 del mattino, non dormi, scanali, le trovi, le guardi, perché comunque vedere sti qua che nuotano con le orecchie è un cazzo di gesto atletico, quindi lo guardi, ok. Ma no, ma cazzo, fallo te, senza gambe, senza braccia, ti buttano, c'è una categoria dove li buttano, cazzo, lo vi, e tu vai, guido, guarda, okay, una volta uno gli ha messo la cuffia e ha fatto il record di apnea, per... Non era quella la specialità, ma la medaglia gli è andata lo stesso, perché sono inclusivi. Allora, se non lo sono loro, che cazzo? Allora, comunque, l'avete visto, no, le Paralimpiadi? Allora, quelli che alle Paralimpiadi corrono, no, sì, uguale, corrono con la carrozzina, con la sedia a rotelle, hanno fatto tutte le specialità, 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10000, fanno anche gli ostacoli, passano sotto, tipo limbo, però li fanno. Allora, quelli lì... Perché hanno le scarpe da corsa? Non ha un cazzo di senso, no? No, ma c'è un perché, eh? C'è un perché, per lo sponsor, giustamente. Ma se io ci avessi quella sfiga lì, no, perché è una sfiga, eh? Anche basta con sta roba retorica del cazzo, non è un'opportunità che ti dà la vita per... Vaffanculo, è una sfiga del cazzo. Poi uno la piglia bene, si dà lo sport... Se io avessi quella sfiga lì, che tra l'altro è l'unico modo per farmi fare sport, probabilmente. Più probabilmente sarei al night col mio vicino, ma diventi bravo per le Paralimpiadi. Ma io arrivo ultimo, ma passo alla storia, me ne sbatto il cazzo dello sponsor. Io corro con le scarpe di Dorothy del Mago di Oz, con le ciabatte di Topo Gigio con le orecchie, con gli stivaloni da dominatrice, ma che cazzo me ne frega. Però, no, ma perché poi secondo me gli viene il trip. Io ho visto una gara di atleti paralimpici, quello che ha vinto... ho già fatto 10 gare, ho già fatto 10 gare, devo cambiare le scarpe. No, mi sono avvicinato, io ho detto: scusa, ma volevo capire la tua disabilità, cioè come sei messo? Ma io da qui in giù non sento un cazzo. Puoi manco dire che ti va stretta, cazzo, no? Allora, comunque. Allora, ci sono persone che hanno riso, alcuni molto, alcuni mi stanno guardando com'è. Ma sono muri mentali, e noi italiani siamo campioni in questo, perché siamo alla continua ricerca del politicamente corretto e siamo andati oltre. Guardate che siamo gli unici, gli altri se ne fottono. Gli inglesi, handicapped, belli, sereni. I francesi, handicapé, tranquilli. Gli spagnoli, i miei preferiti, minusvalido straordinario. Minusvalido bellissimo. No, ma se io perdo l'uso delle gambe faccio una maglietta il giorno dopo, soy minusvalido. Me cago in Dios. Una bestemmia, però... Se non cammini la puoi dire, cazzo, secondo me, no? Anzi, capace che alla quinta si apre il cielo, viene fuori Dio che dice: minchia, hai ragione, mi sono distratto un attimo, colpa mia. Allora, i tedeschi usano questa parola, behinderte,
che tradotto letteralmente vuol dire impedito. Straordinari i tedeschi, perché sembra che migliorano col tempo, invece che comunque un miglioramento è impedito, perché prima usavano i numeri, quindi adesso è già un passo avanti dell'oca, ma è un passo avanti. Beh, ok, noi anni di commissioni parlamentari, incontri con le famiglie, con figli portatori di handicap, abbiamo interpellato tutti, alla fine abbiamo partorito diversamente abili. Ma che cazzo vuol dire diversamente abili? Poi diversamente abili a fare che cosa? Allora, se io e Oscar Pistorius, sapete che no, chi è Oscar Pistorius? Quello che ha inventato il biathlon, corri e spara, ok. Se io e Oscar Pistorius facessimo una corsa, chi è il diversamente abile? Io che dopo 10 metri ho acido lattico anche qui? O lui che il suo problema più grande quando corre è quello di ritrovarsi con un piccolo roma attaccato alle protesi che cerca di fottergli il rame? Siete già più rilassati sull'immagine del rom che fotte il rame? Perché ci sono minoranze e minoranze. Benvenuti in Italia. Tra l'altro, chiudo dicendo che quando faccio questo pezzo, alla fine c'è sempre qualcuno che mi chiede: oh, ma Pistorius, cazzo, non lo sentivo nominato un sacco di tempo, che fine ha fatto? Ma come è andata a finire poi la storia? È in galera, non è in galera? Dov'è adesso Pistorius? È ai domiciliari, però gli hanno tolto le protesi e gliele hanno messe in alto. Grazie. Matteo Falliga, vivo. Daniele Rago, fate un altro applauso. Di più, di più.